Buongiorno signor Presidente, buongiorno carissimi amici dell'AICA. Immaginate che sono non solo molto onorata, ma vorrei dire anche commossa da questa nomina, anche perché nella mia oramai lunga carriera professionale l'AICA è tessuta, diciamo, proprio fin dagli inizi. La mia prima presentazione al congresso fu al congresso AICA di Napoli, credo che allora fosse presidente il professor Dadda, e ricordo come era per esempio competitivo riuscire a pubblicare su quella bellissima rivista AICA che era Calcolo. Purtroppo non solo non esiste più, ma temo che molti non se ne ricordino più la sfida che è stata creare la rivista di informatica. E devo dire la grande ammirazione che provo per i colleghi di AICA, per i presidenti passati e presenti, per accompagnare l'evoluzione che ha avuto l'associazione, passando da essere un'associazione decisamente scientifico-tecnica a essere oggi un'associazione con un'ottica più vasta e più adatta al mondo attuale. Penso alla sfida importantissima di appartenere, di essere il punto di riferimento italiano per SDL. Penso anche alla sfida di creare una rivista di ampio respiro, diciamo per un pubblico non necessariamente strettamente accademico come il mondo digitale. Quindi ripeto, io per AICA ho non solo simpatia ma ammirazione, ammirazione per chi in AICA è attivo e mi auguro, soprattutto adesso che in pensione non ho impegni accademici stringenti, e di poter essere utile all'associazione nei prossimi anni. Grazie.